Allora, sono qua con DHL, sono andato a guardare, come si dice, la spedizione perché non è neanche partita, non sono venuti a prenderla. E dunque ho messo il waybill, il numero di 10, che è formato da 10 cifre, e dunque mi dice che oggi è il 23, che doveva essere preso il 22. E basta, ok, e che non era neanche stato preso. Allora niente, ho schiacciato su chat ora, ho parlato col bot e dopo un po' sono riuscito a come si può dire a, 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 a contattare tramite sempre questo, ok, il chat, ok. Lo specialista DHL, però uno specialista DHL si metterà in contatto con lei nel più breve tempo possibile. La ringraziamo per l'attesa, ma diciamo che sono verso le 10 che sono qua ad aspettare. Ecco. Comunque, ecco la cosa interessante, dopo vi dirò quando arriverà, però la cosa interessante è che tramite questo qua, siccome ha un numero a pagamento, però teoricamente si potrebbe parlare anche con questo chat ora. In cui c'è un attimo di discussione col bot che se non riesce a risolvere la problematica poi passi direttamente alla persona umana, allo specialista DHL. Però vediamo quando arriva. Ok, semmai alla fine del video metterò il tempo del contatto. Per adesso 10 minuti e non ho avuto contatto. Ah. Alle 10:13 c'è stato il contatto con la persona umana, ok, tramite chat, e qui come vedete ho fatto vedere le coppate del dialogo che c'è stato tra di noi tramite chat, e comunque la problematica a mio avviso sono due, nel senso, primo è che non sono stato avvisato del fatto dell'annullamento del ritiro della merce, ok? E questo per me è grave, nel senso, se non sono stato lì un giorno senza far nulla, aspettando il corriere, se lo sapevano potevano avvisarmi, ok? E poi l'altra cosa ancora grave, a mio avviso, è stato anche quello di come si può dire, io ho speso una grossa cifra. Per essere veloce, a questo punto non ha più senso, ecco. E a mio avviso sarebbe giusto un risarcimento, ecco. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima.